Fiume Mississippi, non lontano dal Golfo del Messico, la città di New Orleans, la Nouvelle Orléans, certamente non immaginavano che questa città sarebbe stata poi toccata e anzi in qualche misura messa in ginocchio da un evento naturale a carattere catastrofico, in apparenza eccezionale. Come l'uragano Katrina che alla fine dell'agosto del 2005 in pratica inondò la gran parte della città. Ancora nel prossimo secolo di 75, 80, addirittura 100 centimetri per via dell'emungimento dal sottosuolo dell'acqua e di idrocarburi. Dunque la città sprofonda, il livello del mare sale, se ci sono condizioni meteorologiche come quella di Katrina, cioè un uragano che arriva a forza 3, 4 o 5, New Orleans senza dubbio finirà sotto 6 metri di acqua. Gli argini non consentono quella sicurezza che gli uomini invece vorrebbero avere rispetto agli elementi naturali, perché un fiume è un sistema rigido del territorio e dunque se viene irregimentato, sclerotizzato, nel momento in cui la sua forza aumenta si riprenderà quello spazio che gli uomini gli hanno tolto, dunque questo muro non difenderà dalle prossime alluvioni. Del resto che gli argini non potessero tenere, quando si scatena un uragano come Katrina è facilmente intuibile, un uragano di quel genere ha una potenza di 1.500 miliardi di watt, cioè la metà della potenza elettrica installata in tutto il mondo, dunque significa che è assolutamente fuori dall'ordinario, ma certamente non è per questa ragione che i danni sono stati così ingenti e così tanti morti nella nazione più moderna della Terra, è semplicemente perché quando piove tanto e la forza dell'uragano è potente, non bisogna mai guardare in cielo ma in terra, cioè come abbiamo costruito e dove, e mai posto poteva essere meno adatto che quello di New Orleans, come possiamo vedere. Quando gli uomini decidono di vivere su un delta, cioè su una zona in cui il fiume arriva al mare, le conseguenze possono essere anche quelle che hanno devastato New Orleans nel 2005. Qui stiamo risalendo proprio uno dei bracci dell'immenso delta del Mississippi nella zona del lago Pontchartrain, dunque una delle cause di quella alluvione così clamorosa. Perché questo intricato e fitto labirinto di canali, di alberi, e di elementi vegetali faceva in modo che la spinta dell'acqua non arrivasse subito come uno schiaffo sulla città, ma venisse filtrata sia in entrata che in uscita. Se noi non avessimo fermato il Mississippi con una quantità enorme di dighe che trattengono i sedimenti e dunque non permettono più al delta di progredire verso il mare, se noi non avessimo estratto così tanti idrocarburi e acqua dal sottosuolo, probabilmente Katrina non avrebbe fatto i danni che invece poi ha fatto. Dunque anche Katrina in realtà non è stata una catastrofe, ma un evento naturale che è diventato catastrofico per colpa di noi uomini e della nostra scarsa attitudine a vivere in armonia con quello che era l'ambiente naturale originario del delta del Mississippi, quando 5.000 anni fa qua si formavano le isole di barriera, le paludi che avrebbero poi protetto la costa dagli uragani e dalle alluvioni. Se si fossero spesi soltanto 10 milioni di dollari in studi nell'ultimo quarto di secolo per conoscere meglio l'apparato del delta, anzi dei 7 delta che il Mississippi qui ha formato nel Golfo del Messico, avremmo risparmiato i 100 miliardi di dollari che è costata l'emergenza di Katrina. A chi è convenuto non investire in questo tipo di conoscenze? La rinaturalizzazione del territorio attorno a New Orleans può essere una delle chiavi del futuro, se si vuole continuare a vivere qui. Siamo a piedi sul mare, ecco, e vediamo già di fronte Salerno con il suo porto, che è una delle destinazioni del nostro viaggio, che poi proseguirà invece verso Napoli e verso addirittura Pozzuoli in finale. Ci avviciniamo a Salerno perché qui è accaduto un fatto che merita la nostra attenzione. Siamo quasi arrivati. Eh
E ora a Salerno in Campania per una tragedia sfiorata. Un crollo intorno alle 3.30 della scorsa notte, preceduto da una serie di scricchiolie dalla caduta di calcinacci. È venuto giù l'intero angolo di un palazzo di inizio Novecento sul lungomare di Salerno. Buongiorno Mario Scarani, il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco qui di Salerno. Personale che è intervenuto venne qui sul posto, si sentirono i primi scricchioli, fu dato l'allarme in tempo a tutti gli occupanti e poi improvvisamente venne giù, diciamo, questo spicchio, questo spigolo di fabbricato. È un fabbricato antico? È un fabbricato antico, sì. Costruito muro esterno in muratura e invece l'ossatura interna in cemento armato. Qui non ci sono state cause esterne, cioè è casomai la vetustà dell'edificio, la sua età e altri problemi che in questo momento non siamo in grado di specificare proprio perché c'è un'indagine, è tutto segretato, non si possono avere notizie più specifiche sulla cosa. Non possiamo fare nessuna ipotesi, però diciamo una cosa che ha uno sviluppo in Italia piuttosto comune, relativamente comune, cioè molti fabbricati italiani possono essere soggetti a problemi di carattere strutturale o statico. Una violenta esplosione ha distrutto questa mattina una palazzina a Roma nel quartiere Montesacro Nomentano. Tra le macerie del palazzo di 5 piani, crollato nella notte a Roma nel quartiere Portuense. Passate le 3, un boato, un tonfo sordo e sotto un'enorme nuvola di polvere sparisce. Un collasso strutturale. Sono 8 i morti trovati finora tra le macerie del palazzo crollato a Roma. La famiglia devastata, vedevo solo questo. Le macerie e il dolore di chi in questo inferno ha perso i propri. Morti 2 vigili del fuoco. Le macchine sollevate dallo spostamento d'aria sono piombate loro addosso, le macerie li hanno sepolti. È crollata una palazzina a Milano. Un'esplosione tremenda, un'onda d'urto che ha danneggiato anche i palazzi vicini. Due appartamenti di questa palazzina sarebbero scoppiati per cause ancora da accertare. Una fuga di gas. Molte volte ci sono stati lavori di ristrutturazione, altre volte invece non diciamo c'è stata una causa dovuta proprio al cedimento delle fondazioni oppure al cedimento della struttura muraria. E qui sono naturalmente problemi diversi, o è il terreno proprio che cede, questo è un problema molto sentito a Napoli e a Roma, dove l'apertura di cavità sotterranee spesso ha causato vittime nel tempo, oppure invece riguarda la statica degli edifici. Bene, torneremo a parlare di questi problemi, ma prima è il momento di tornare al nostro parallelo con New Orleans, dove invece la causa è stata di carattere naturale, dunque un uragano, la concomitanza di diversi fattori geologici e idrogeologici che hanno schiantato le strutture costruite dagli uomini. Dunque, prima di ritornare a parlare dell'Italia, andiamo a vedere che cosa è successo a New Orleans, da questa parte. Sembrerebbe un giorno come tanti altri a New Orleans. La città si è appena svegliata e tutto procede come di consueto. Africa Bramfield, un abitante del sesto distretto, si appresta a fare una passeggiata di primo mattino. Walter Maestri, responsabile per le emergenze, sta andando in ufficio a Jefferson Parish. Tutto sembra tranquillo, ma il pericolo è in agguato. Al Centro Nazionale Uragani della Florida, i meteorologi sono indaffarati. È la stagione degli uragani e ce n'è uno di nome Katrina che avanza proprio in direzione di New Orleans. Torniamo soltanto fra qualche istante a New Orleans, dove un evento apparentemente eccezionale ha aggravato quei pericoli della vita sociale. Nuova Ford Focus. Magnifica esecuzione. Anche sabato e domenica. Bene, è il momento di tornare ad occuparci di quello che è il problema della nostra vita quotidiana nelle città, con questo parallelo che stiamo tenendo fra quanto accade nella Campania, una delle regioni che da questo punto di vista ha più sofferto in Italia, e quanto invece è accaduto e in futuro potrebbe ancora accadere in Louisiana, a New Orleans. È la stagione degli uragani e ce n'è uno di nome Katrina che avanza proprio in direzione di New Orleans. Max Mayfield è a capo dell'equipe. Katrina si è formato da un'onda tropicale mossasi dalle acque al largo della costa africana, che poi si è trasformata in una depressione tropicale. Un anno prima di Katrina, Ivor Van Heerden aveva creato il fittizio uragano Pam, simulandolo con il suo supercomputer.
aveva inserito i dati di passate tempeste circa il vento, la pioggia e l'innalzamento del livello del mare. L'uragano virtuale Pam si abbatteva su New Orleans con venti di oltre 190 km orari. Il livello dell'acqua nella città cresceva rapidamente. Per fortuna, però, non si trattava di una tempesta reale. Era evidente che anche un lento uragano di categoria 3 sarebbe riuscito a inondare completamente New Orleans. Alla dimostrazione dell'uragano Pam c'erano diversi funzionari che ci hanno praticamente riso dietro. Ma quando il pericolo sarà reale, verrà fatto tesoro della lezione data dalla simulazione di Pam? È trascorso più di un anno da quel momento e la stagione 2005 degli uragani è iniziata. I temporali si addensano al largo della costa occidentale dell'Africa. Uno di essi darà vita a Katrina. I temporali catturano il calore dalla superficie oceanica. È questo meccanismo che dà vita agli uragani. Questo è Katrina sei giorni prima. Imponente, ma pur sempre solo una depressione tropicale. All'indomani la brutta notizia. Il centro uragani eleva la depressione al rango di tempesta tropicale, con buone possibilità di trasformarsi in uragano. Ci affidiamo moltissimo al telerilevamento attraverso i satelliti, e sono diversi i satelliti di cui ci serviamo. L'equipe però ha bisogno di altri dati, più di quelli che gli stessi satelliti siano in grado di fornire. Perciò, non appena la tempesta tropicale Katrina è nelle vicinanze, fanno affidamento sulla collaborazione dei cacciatori di uragani dell'aeronautica militare. La loro missione, volare proprio all'interno della tempesta in arrivo. Mentre il pilota affronta l'estrema turbolenza, dei sensori esterni registrano la velocità del vento, la pressione e la temperatura per ricostruire un quadro più dettagliato di Katrina. Nell'arsenale dei cacciatori di uragani ci sono tutte le ultime risorse della tecnologia. È evidente che l'intensità di Katrina sta crescendo. Solo durante questo volo, la velocità dei venti è aumentata a 95 km orari, sfiorando la potenza di un uragano. Tali dati vengono poi inseriti nei supercomputer del centro uragani, che elaboreranno un cono di previsione. Una linea nera indicherà la traiettoria probabile dell'uragano nei 5 giorni a venire. Questo è un vero e proprio successo, e le osservazioni sono addirittura migliori. I computer sono più veloci e il sistema per le simulazioni è di gran lunga migliorato. Prevederne l'intensità, però, è molto più difficile che prevederne la traiettoria, poiché la perturbazione interna può cambiare da un momento all'altro. Per ora Katrina continua ad essere una semplice tempesta tropicale, ma la domanda è: si trasformerà in uragano? Negli Stati Uniti gli uragani vengono classificati secondo una scala che va da 1 a 5. Questi sono i più pericolosi. Ma gli uragani sono capaci anche di un micidiale tiro mancino. Non solo colpiscono con i venti potentissimi, ma provocano anche un imponente rigonfiamento d'acqua, definito marea meteorologica. I forti venti si abbattono sulla superficie dell'oceano, determinando un innalzamento dell'acqua simile a un'innaturale alta marea. Questo muro d'acqua è così pericoloso che il 90% delle vittime di un uragano muore per annegamento. New Orleans giace tra due potenziali fonti di inondazioni, il Mississippi a sud e il lago Pontchartrain, collegato alle acque del Golfo, a nord. L'area metropolitana di New Orleans è una conca. Sembra una gigantesca scodella. Viviamo a circa 2-3 metri sotto la superficie del mare. A seguito dell'uragano Betsy di categoria 3, avvenuto nel 1965, il Congresso stabilì degli standard per la costruzione degli argini. Betsy provocò inondazioni e danni piuttosto estesi. Da allora il Congresso stanziò fondi al Corpo dei Ingegneri dell'Esercito per costruire dighe e renderle resistenti a uragani che arrivino fino alla categoria 3, non di più. Ma mentre nel Golfo la potenza di Katrina aumenta sempre di più, le dighe capaci di resistere a un uragano di categoria 3 saranno sufficienti? Walter Maestri riceve un'inquietante telefonata. La settimana in cui Katrina ha toccato terra, ho ricevuto una telefonata da Max Mayfield. Ho chiamato Walter Maestri,
che è il direttore responsabile delle emergenze, e gli ho detto: Walter, è meglio se ti prepari. Dovreste conoscere Max Mayfield. È una persona molto misurata, non sono molte le cose che lo turbano. Quando ti senti arrivare una telefonata del genere da Max, si tratta di roba seria. Per Walter Maestri si tratta della notizia che temeva. Il Centro Nazionale Uragani mostra che la tempesta è diretta proprio verso la costa del Golfo, l'ipotesi più disastrosa. Incontriamo Ivor Van Arden. Hi Ivor, hi. Nice to meet you. Proprio qui, su uno degli argini che costituivano la difesa artificiale della città di New Orleans, che è lì alle mie spalle, e che invece in molti punti hanno ceduto il giorno dell'uragano Katrina. Ivor è un personaggio speciale perché lui studia gli uragani per conto della Università di Louisiana, ma soprattutto aveva previsto questo evento. Ivor, did you Ivor, forecast? Avevi Katrina? Previsto Katrina? Unfortunately, yes. We had, purtroppo sì, abbiamo previsto Katrina. Per 13 anni abbiamo detto che poteva accadere e negli ultimi 6 abbiamo previsto che tipo di impatto avrebbe avuto. Qui siamo in un punto speciale, come si vede ci sono le case da quella parte, dunque sono le abitazioni di residenza, poi c'è l'argine, quello su cui siamo in questo momento, e questo è il lago Pontchartrain, che è il responsabile, uno dei responsabili del sandwich di acqua che ha tenuto in mezzo New Orleans e l'ha ridotta nello stato che sappiamo, con oltre 1000 morti alla fine di agosto del 2005. Is it possible to è possibile have, che si verifichi qualche cosa di peggio rispetto a Katrina? Yes, a storm like Katrina. Sì, un uragano come Katrina si verifica ogni 20 anni. Katrina, a dire il vero, è passato a est della città. Ha mancato New Orleans di circa 50 chilometri. Se fosse passato da ovest, tutto questo sarebbe stato sommerso. Il lago avrebbe raggiunto questa altezza. La città sarebbe stata sommersa anche senza la rottura degli argini. Ce la farà New Orleans a schivare il colpo questa volta? La situazione appare subito allarmante. Van Herden rende pubblica la notizia, inviando una email dopo l'altra ai funzionari responsabili. Già da sabato sapevamo che questo sarebbe stato un uragano catastrofico e che New Orleans sarebbe stata sommersa dall'acqua. Abbiamo perciò cercato di diffondere l'allarme il più possibile. Walter Maestri tenta disperatamente di convincere la gente a lasciare il proprio distretto. Era piuttosto chiaro che quell'uragano sarebbe finito proprio nel nostro giardino. Per evacuare chi era disposto ad andar via ci volevano dalle 60 alle 72 ore, perciò dovevamo sbrigarci. Solo il 68,2% della popolazione era disposta ad abbandonare la città, il che significa che erano circa 300.000 le persone che sarebbero invece rimaste. Anche Africa Brumfield decide di restare, pur essendo la sua casa situata a 3,5 metri sotto il livello del mare. Alcuni nostri familiari hanno deciso di andar via, ma i miei genitori hanno scelto invece di rimanere. E io non avevo intenzione di lasciarli qui e di mettermi in salvo da sola. Perciò ho deciso anch'io di restare con loro. Max Mayfield e la sua equipe, incaricata di tenere sott'occhio l'uragano, proseguono convulsamente a fare telefonate per avvertire del pericolo imminente. Quella sera volevo andar via dal centro uragani, sapendo che avevo fatto tutto il possibile. Una squadra di ingegneri dell'esercito rimane a New Orleans. 9 uomini in un bunker a prova di uragano Forza 5. Il bunker è dotato di telefoni, è la sala di controllo delle operazioni d'emergenza. Il sindaco proclama il primo sfollamento obbligatorio nella storia della città. Sapevo che avremmo perso moltissime persone. Sapevo che si sarebbe verificata una catastrofe di proporzioni abnormi. Sapevo che migliaia di famiglie avrebbero perso la vita, la casa. Sapevo che saremmo stati testimoni di uno struggimento incommensurabile. Le strade della città sono tutt'altro che abbandonate. Chi è rimasto è chiuso in casa e si prepara per la notte che verrà. Il piccolo contingente di militari ogni ora si muove per controllare il livello del Mississippi. I cacciatori di tempeste lavorano all'esterno. Sono loro i primi a scontrarsi con la gravità della tempesta in arrivo. La squadra di militari è costretta a battere in ritirata. Nel bunker d'acciaio ormai si può solo stare a guardare mentre Katrina aumenta di intensità. L'uragano non ha ancora toccato terra, ma il livello del fiume si è alzato di oltre 3 metri e questo è solo l'inizio.
Ecco, abbiamo visto che a New Orleans il problema è non tanto se avverrà un'altra volta, ma quando avverrà. Però è il momento di tornare con Mario Scarani a quelle che sono le problematiche della popolazione che per caso si trovi a vivere in una zona dove ci sono dei rischi per la vita cittadina. Come vi comportate in questi casi? La popolazione tende sempre a rimanere nei luoghi in cui sta e soprattutto anche quando dovesse esserne allontanata provvisoriamente resta sempre, diciamo, legata alle sue cose, alla casa, al fabbricato. Sì, la subisce un po' come una deportazione, sì, anche, sì. Anche laddove fossero invece importanti i motivi di sicurezza, no? Però purtroppo si finisce sempre poi per dover dare a queste persone degli alloggi provvisori, no? Tipo roulotte e cose, sì, varie, che non sono molto distanti, diciamo, dal luogo e quindi di residenza. Che non li lasciano. E questo purtroppo ogni volta provoca quelle code famose per l'uscita dalle calamità che non si riesce a risolvere completamente e ad eliminare. Invece un altro problema riguarda la tempestività dell'intervento. Quanto vi date al massimo per intervenire nel vostro circondario di azione? Sì, premetto che questo problema si risolve principalmente con il fatto che ogni territorio deve contenere sul posto già le risorse per poter dare il primo intervento. Immaginiamo che noi potremmo trovare territori talmente devastati per cui non esistono più le vie, non esistono le ferrovie, non esistono i mezzi di comunicazione, per cui raggiungere zone interne all'area colpita potrebbe diventare difficoltoso e richiedere del tempo. Noi abbiamo la possibilità, per un'emergenza di carattere nazionale, di mobilitare immediatamente circa 5.000 persone, complete di equipaggiamento, mezzi, attrezzature ed anche logisticamente indipendente. Bene, questa è una macchina imponente dei soccorsi che si affianca al lavoro della protezione civile. È venuto il momento però di spostarci di nuovo a New Orleans per vedere che succede quando l'uragano arriva. Sono le 6:10 del mattino. Katrina si è trasformato in un uragano di categoria 5 e ha appena toccato terra. Verso le 7 del mattino, una gigantesca ondata si abbatte sulla parte orientale di New Orleans. Alta 4 metri e mezzo, l'onda si incunea nell'Intercoastal Waterway e si infrange nel canale industriale come fosse un treno fuori controllo. Gli sbarramenti di terra battuta attorno al canale sono i primi a cedere e a venire travolti dalla violenza dell'acqua. Le prime a essere colpite sono New Orleans Est, la parte bassa e quella alta del nono distretto. I residenti di queste zone povere, abitate dalla classe operaia, erano stati avvertiti del pericolo di un innalzamento della marea. Verso le 10 del mattino, Katrina tocca nuovamente terra circa 60 km a nord-est di New Orleans, sollevando una straordinaria onda alta 8 metri e mezzo. I cacciatori di tempeste registrano intere comunità rase al suolo. A New Orleans il caos regna sovrano. La corrente elettrica è fuori uso, le linee di telefonia fissa e mobile sono interrotte. Le squadre d'emergenza ignorano l'entità dei danni, né sanno dell'inondazione del nono distretto. Nel primo pomeriggio, Katrina si muove verso l'entroterra, spostandosi a nord e perdendo gradualmente intensità. Ma una seconda imponente inondazione sta già colpendo la città. Per tutto il giorno l'acqua continua a inondare il cuore di New Orleans. La conca su cui sorge si sta riempiendo. La casa di Africa Brumfield è in centro, vicino al London Avenue Canal, proprio sulla traiettoria della seconda inondazione. Mi sono messa a sedere fuori verso le 3, quando è iniziata ad arrivare l'acqua, e sono rimasta lì fin verso le 7 di sera a guardare l'acqua salire sempre di più. Così siamo rientrati in casa e abbiamo pensato che sarebbe finita. Ho provato a sdraiarmi un po' e a dormire. Ma com'è possibile riposarsi in una situazione del genere? Al calar della notte, l'acqua continua a salire. Ma con le linee di comunicazione interrotte, la maggior parte degli abitanti della città addormentata è ignara del pericolo. Avremmo potuto percorrere le interstatali a bordo di veicoli dotati di megafono e avvertire la gente. Avremmo persino potuto utilizzare elicotteri con megafoni. Avremmo potuto avvertire la gente dicendo: sta arrivando una grossa inondazione, andate via. Ma non l'abbiamo fatto. Giunta la sera, la gente è andata a letto dentro case asciutte e si è svegliata nel mezzo della notte con l'acqua che le arrivava ai fianchi. Con l'albeggiare del mattino successivo,
l'entità dei danni si fa più evidente. Sulle dighe ci sono diverse falle. Due grosse sull'Industrial Canal, da cui è partita l'inondazione del nono distretto, e tre sul 17th Street e sul London Avenue Canal, responsabili dell'inondazione della conca nella quale sorge il centro della città. Il 75% di Greater New Orleans è sommerso dall'acqua ed è ancora pieno di gente. Le squadre di soccorso sono sovraccariche. Dopo oltre mezzo secolo, nessun uragano abbattutosi sugli Stati Uniti ha seminato tanta distruzione. Abbiamo afferrato dei materassi gonfiabili e dei tegami, perché ci serviva qualcosa per remare. E poi ci siamo messi in acqua e abbiamo iniziato a remare con i tegami. E su questi materassi gonfiabili, la gente gridava, aiuto, per favore, aiutateci! Ho chiesto a due miei carissimi amici di tornare indietro e hanno salvato un sacco di persone anziane che non potevano camminare né muoversi e moltissimi bambini. Quando alla fine l'acqua cessa di salire nella città ormai allagata, cominciano le opere di riparazione degli argini. Alla fine le falle vengono chiuse e si inizia a pompare l'acqua dalle zone allagate, ma ci vorrà più di un mese prima che la città sia di nuovo asciutta. Ai superstiti e agli sfollati viene detto di cercare rifugio al Superdome e al Convention Center. I danni di 60.000 abitazioni tra New Orleans e altre comunità vengono dichiarati irreparabili. Nella sola New Orleans perdono la vita oltre 1.000 persone. Quella del 2005 si è rivelata la stagione di uragani più intensa mai documentata. Katrina è stato rapidamente seguito da Rita, che sulla costa del Golfo ha provocato ancora più danni, da Stan, che si è abbattuto in Centro America, e da Wilma, che ha devastato Messico e Florida. Da alcuni studi sull'attività degli uragani negli ultimi 30 anni, è emerso che sebbene la frequenza degli uragani sembri invariata, l'intensità media è invece aumentata. La quantità di tempeste di categoria 4 o 5 è quasi raddoppiata. Credi che l'uragano Katrina e comunque la frequenza degli uragani abbiano qualche cosa a che fare con il surriscaldamento atmosferico globale che è in atto? Non sappiamo se l'uragano Katrina è stato provocato dal surriscaldamento globale. Di certo il 2005 è stato un anno abnormemente attivo e gli oceani sono stati molto caldi. Su una cosa però gli scienziati sono concordi. Piuttosto che migliorare, la situazione peggiorerà. La cattiva notizia è che, secondo i meteorologi, questo periodo di attività nel quale ci troviamo può benissimo durare altri 10 o 20 anni. Il mio messaggio quindi è che, qualunque cosa accada, dobbiamo essere preparati. Con le sue difese inadeguate, New Orleans dovrà darsi molto da fare per essere pronta alla prossima offensiva. Ma le dighe non sono l'unico mezzo per proteggere una città che affonda. Vengono vagliate anche altre ipotesi, quali ad esempio riempire di sedimenti la conca in cui si trova New Orleans e ricostruire più in alto. Oppure ricreare e usare come difesa le stesse paludi precedentemente prosciugate. La chiave per la sopravvivenza della Louisiana è ripristinare le nostre paludi costiere. Questi terreni paludosi fanno da barriera all'innalzamento dell'acqua e riducono anche la potenza del vento mentre la tempesta le attraversa. Alcuni cittadini di New Orleans hanno deciso di non tornare più. Ecco, questa era la mia casa. Ho girato tutto il mondo, ma non c'era posto che fosse come New Orleans. Non c'è mai stato. Eppure non riesco a tornare a vivere lì. Avere un'altra esperienza del genere mi fa troppa paura. Per chi prevedeva questa calamità da tempo, tutta l'attenzione ora concentrata sulla protezione dagli uragani non è affatto una soddisfazione. Con 1.300 vittime e 800.000 senza tetto, lo scotto è fin troppo alto. È duro da ammettere, ma sapevo di aver ragione. Sapevo che poteva accadere ed è orribile che sia successo davvero. Quello che vedo attorno a me adesso, i volti della gente che ha perso tutto e non sa cosa le riserverà il futuro, è struggente. È la parte più dolorosa. Per gli scienziati che hanno sentito ignorato l'allarme da loro lanciato, è ancora più difficile. Sono sinceramente addolorato per tutta quella gente.
Passi davanti ad alcune di quelle case e solo la metà di esse è ancora in piedi. Il resto è stato tutto distrutto dalle inondazioni. Hanno perso così tanto, così tanto. La cosa più difficile da accettare per me è l'idea di aver previsto tutto. Andar lì e vedere giorno dopo giorno quello che è successo è davvero doloroso. È incredibile notare come nella nazione più progredita del mondo, quella più tecnologicamente avanzata, quella più moderna, gli uomini siano vulnerabili agli eventi naturali a carattere catastrofico né più né meno degli uomini del Medioevo nella nostra Europa. Come ci insegnano anche gli anziani delle civiltà fluviali, quando piove la prima cosa che devi fare è guardare a terra, perché è lì che poi casomai arriva il problema. Un'altra cosa che abbiamo visto interessante è il rapporto con le persone che ci raccontano qui la loro esperienza durante quell'evento naturale a carattere catastrofico. Come vi muovete in questo contesto? Il salvataggio non solo ti mette a confronto, ti mette vicino alla persona che soffre e si lamenta, ma è importante la collaborazione della persona che deve essere salvata. Sì. Spesso noi arriviamo a pochi centimetri, a pochi decine di centimetri dalla persona che deve essere salvata e non riusciamo e abbiamo difficoltà a farlo. Siete ancora voi a decidere se un certo fabbricato è ancora abitabile o no? Noi siamo in grado di decidere se un fabbricato non è abitabile. E non siamo in grado invece di decidere se è abitabile, perché l'unico modo per decidere se un fabbricato è abitabile è di controllare il progetto. Ringraziamo Mario Scarani per averci accompagnato in questo tratto, lo lasciamo qui ancora nella sua città, Salerno, nella quale ci stiamo aggirando, e ci muoviamo verso un altro episodio che è accaduto qualche tempo fa e che ci riporta di attualità, in un'altra parte d'Italia, il problema delle lesioni e dei crolli. Daisy Cicinelli, che è la nostra ingegnera, si è spostata proprio a Matera per vedere lì qual è stato il problema e cosa si può fare in generale per rimediare a questo tipo di situazioni. Vediamo. In Italia circa 26.000 case utilizzano gas combustibili per il riscaldamento, per la produzione di acqua calda e per la cottura dei cibi. Nel 2006, tra gas canalizzato e distribuito in bombole, ci sono stati 297 incidenti che hanno causato la morte di 36 persone e ne hanno ferite 488. La principale causa degli incidenti e dei decessi è riferibile all'impianto di evacuazione dei prodotti della combustione. La carenza di manutenzione è la seconda causa di incidenti e decessi. Siamo a Picciano, una piccola frazione del comune di Matera. Poche case lungo un'unica strada. Qui, la mattina del 15 novembre, è successo un fatto a dir poco drammatico. Guardatevi intorno, in questa parte sterrata, pezzi di lamiera, blocchetti di tufo, addirittura le carte del Monopoli, pezzi della rubinetteria e della cucina. Tutti questi detriti sono arrivati fino a un centinaio di metri rispetto al punto dove è avvenuto l'evento drammatico. Quella mattina, infatti, probabilmente a causa di una perdita di gas, l'edificio è letteralmente esploso, saltando in aria. Andiamo a vedere quello che è rimasto dell'abitazione. La zona è completamente transennata perché sono ancora in corso le indagini dei carabinieri e dei vigili del fuoco per capire quali effettivamente siano state le cause che hanno determinato l'esplosione. Della casa di due piani non è rimasto praticamente più nulla, si vedono soltanto i blocchetti di tufo che la costituivano, pezzi di stoffa, la rubinetteria del bagno della palazzina adiacente coinvolta nell'esplosione e i fiori, perché in questo tragico incidente ha perso la vita un bambino di soli 7 anni. A Picciano i soccorsi sono arrivati velocemente e il corpo del piccolo Vito è stato estratto dopo 20 minuti, ma non c'è stato niente da fare. Un'indagine congiunta di carabinieri e vigili del fuoco stabilirà le dinamiche dell'incidente e le eventuali responsabilità. Eccoci proprio sul luogo dove è avvenuta l'esplosione, esplosione determinata da alcune perdite di GPL, in quanto questa zona della città di Matera non è servita dalla rete cittadina di gas metano. Il serbatoio che serviva tutta quanta l'abitazione è posizionato una decina di metri dopo le macerie ed è un serbatoio di GPL interrato. Che cosa è successo? Quali sono le ipotesi? Si tratta sicuramente di una perdita di gas GPL proveniente da un serbatoio esterno, infatti la casa non era servita dalla rete cittadina. La perdita si è avuta in cucina, infatti il GPL serviva esclusivamente una cucina
E sulle ipotesi si sta indagando. Quali sono i rischi nell'utilizzo di un impianto a GPL o di un impianto a gas metano? Ci sono differenze? Ma i rischi sono molto simili. Sia il GPL che il metano sono due gas altamente combustibili, seppure con caratteristiche diverse, uno più pesante dell'aria e l'altro più leggero. E il rischio maggiore è dovuto a una perdita all'interno dell'abitazione, quindi questo tipo di situazione influisce poco alla provenienza, se da un serbatoio interrato, come nel nostro caso, da una rete cittadina. Per quanto riguarda l'esplosione, è stata sicuramente devastante e ha interessato anche gli edifici che si trovano nelle vicinanze della casa che è completamente crollata. Ci può dare qualche indicazione su quelle che sono effettivamente i danni statici che sono stati... Sì. Beh, questa è l'abitazione adiacente, come vedete è venuto giù il primo piano, il piano terreno è evidentemente non agibile. L'onda d'urto è stata tale da provocare dei danni anche alle abitazioni adiacenti. Guarda la porta di questo piccolo garage, guarda com'è deformato. Ma anche qui l'architrave. Sì, però diciamo qui certo, perché è vicinissimo. È ovvio. Questo invece che è lontano è interessante vedere come la porta si è deformata a seguito dello spostamento che ha avuto a causa dell'onda d'urto l'abitazione. Infatti sono visibili delle lesioni sulle murature, sono state in modo precauzionale rese inagibili in attesa di più approfonditi accertamenti. Il gas è praticamente nelle case di tutti gli italiani. Molto spesso l'installazione non è corretta e la manutenzione è lasciata al caso. La reazione dei locali, il controllo delle tubature e dei raccordi e altri semplici accorgimenti potrebbero evitare fatti drammatici come quello di Picciano. Adesso, come mai il gas provoca sostanzialmente oltre il 40% di queste esplosioni, di questi crolli? Sono disattenti? Che cosa fanno? Diciamo che i rischi che coinvolgono tutta quanta la tipologia edilizia italiana sono dovuti sicuramente in gran parte alle esplosioni di gas, che possono essere causate sicuramente da delle perdite o da delle disattenzioni degli utenti. Oh, questo naturalmente non succede quando c'è una rete, diciamo, collegata di metanodotti, succede solo quando c'è la bombola di gas petrolifero liquefatto di metano. Può succedere anche quando si è attaccati alla rete cittadina, anche se il gas metano ha la caratteristica di avere un odore per cui... Lo rendono apposta così, no? Certamente. Infatti ultimamente si sta cercando di migliorare il GPL proprio mettendo degli additivi che diano anche a questo un cattivo odore e che quindi permettano di riconoscere la fuga. Una volta si è parlato di un fascicolo dei fabbricati, cioè qualcosa che dovesse dare la storia costruttiva, edile, statica dell'edificio. Adesso non se ne parla più, però che possiamo fare noi se volessimo almeno tenere sott'occhio le condizioni statiche del nostro edificio, specialmente quando è in un centro storico antico italiano? In realtà è un'osservazione di quelle che possono essere delle crepe sui muri, in particolare se abbiamo la possibilità di guardare ad esempio il muro da tutte e due le parti, perché se la crepa riguarda soltanto uno dei due lati del muro non è strutturale. Non è strutturale, ma magari è soltanto degli strati di finitura del muro stesso. Bene, a questo proposito possiamo anche considerare un altro fatto: quando gli uomini intervengono per cambiare la destinazione d'uso di un certo edificio. È il caso di un supermercato coreano inizialmente progettato per essere un ufficio, che poi invece è stato cambiato di destinazione grazie all'unica legge che governa tutte le cose degli uomini, quella del maggiore profitto. È la sera di giovedì 29 giugno 1995 a Seul, nella Corea del Sud. Prima di rientrare a casa, oltre un migliaio di acquirenti si concede un'ultima sosta al Sampung, lussuoso centro commerciale della città. Il Sampung è in piedi da oltre 5 anni e la sua è una struttura decisamente all'avanguardia. Ogni giorno quasi 40.000 persone visitano i prestigiosi negozi del centro e la maggior parte di questa gente non si è mai preoccupata della sua sicurezza né della possibilità che alcuni piani dell'edificio potessero improvvisamente venire giù. Eppure è esattamente ciò che sta per succedere. Migliaia di tonnellate di cemento sospeso in aria stanno per fare i conti con la legge di gravità. Intorno alle 6 del pomeriggio, all'interno dell'edificio si trovano 1.500 persone, molte delle quali ai piani inferiori, dove sono in corso le quotidiane offerte sui generi alimentari. Nel seminterrato, i clienti in preda al panico fuggono in cerca di riparo. In cima alle loro teste, il quinto piano si è appena staccato dal tetto.
ed ogni piano di cemento che cede durante il crollo trascina con sé anche il piano sottostante e così via, giù fino ai 4 piani seminterrati. La tragedia si consuma in meno di 20 secondi. Tutta l'area nord del centro commerciale Sampung è ormai un cumulo di pezzi di cemento e acciaio deformato che occupano la superficie di mezzo isolato. Nei 5 piani sottostanti hanno perso la vita centinaia di persone. Altrettante restano intrappolate sotto un cumulo di macerie fumanti, gridando in cerca d'aiuto. Nessuno sa quanti superstiti siano intrappolati fra i calcinacci, feriti e a corto d'aria. Le squadre d'emergenza dovranno scavare rapidamente fra tonnellate di macerie, ma gli scavi potrebbero innescare altri crolli. Inoltre, i cavi elettrici scoperti continuamente sviluppano nuove fiamme. La nube tossica che si sprigiona appesantisce l'aria e rallenta le operazioni di soccorso. Andando avanti di questo passo, impiegheranno giorni prima di arrivare ai piani sotterranei. I soccorritori non possono sapere che sotto a quel cumulo di macerie, sepolta da tonnellate di cemento e acciaio, si trova la 19enne Xian Yan Park. Pochissimi minuti prima, la ragazza era intenta nel suo lavoro di commessa nel reparto bambini, nel primo piano seminterrato. Per fortuna, quel giorno, diversamente dal solito, c'erano pochi clienti, forse perché l'aria condizionata era spenta e il caldo era insopportabile. Poco prima delle 6, la ragazza sente sopra la sua testa un rombo inquietante. Xian Yan Park tenta di arrivare alle scale, ma non ci riesce. Non ha idea di quanto tempo sia trascorso prima di riprendere coscienza e di ritrovarsi completamente sepolta dalle macerie. È quasi buio e non riesce a percepire il minimo suono. A parte qualche escoriazione e qualche livido, pensa di non avere ferite gravi. Pensavo che si trattasse soltanto del soffitto del mio reparto. Perciò mi aspettavo di essere salvata al più presto. Pensavo che qualcuno mi avrebbe trovato e tirato fuori di lì. Poche ore dopo il disastro, un'equipe di periti giunge sul posto in cerca di risposte. La maggior parte di loro non crede ai propri occhi. Di edifici come i Sampung ve ne sono in tutto il mondo e ogni giorno ne spuntano di nuovi. Dal mio punto di vista, questo genere di costruzioni è difficilissimo da buttare giù. Bisogna impegnarsi veramente a fondo per tirare giù uno di questi edifici. È una cosa davvero stupida. Il peso dei pavimenti viene distribuito sulle colonne di cemento rinforzato con le barre d'acciaio. Le proporzioni fra le dimensioni della colonna e il peso da sostenere sono ormai risapute e ogni costruzione di questo tipo dovrebbe essere progettata considerando un margine d'errore piuttosto ampio. Durante il controllo dei progetti dell'edificio si evidenziano i primi problemi. In un primo momento i proprietari avevano in mente di costruire un palazzo di uffici, ma a costruzione già avanzata decisero di optare per un centro commerciale. Quando i costruttori rifiutarono di soddisfare la loro richiesta, furono licenziati e i proprietari affidarono il lavoro alla propria impresa edile, che non considerò problematica la realizzazione del nuovo progetto. Dall'esame dei progetti emergono particolari agghiaccianti. La nuova impresa di costruzioni aveva ridotto le dimensioni delle colonne portanti del 25%. Restringendone lo spessore da 78 a 58 centimetri. In prossimità degli ascensori, le colonne erano state assottigliate ancora di più. Nei documenti è scritto che inizialmente ai proprietari era stato concesso il permesso di costruire un edificio di 4 piani, mentre il Sampung ne ha 5. È stato dunque aggiunto un quinto piano. 3.000 tonnellate in più di cemento senza rinforzare le colonne portanti. Xian Yan Park non sa quanto tempo sia passato da quando è lì. Ogni tanto grida in cerca d'aiuto,
ma in risposta sente solo il silenzio e continua a ripetere a se stessa che le squadre di soccorso stanno per arrivare. Se solo riuscisse a far sapere dove si trova. Cercando a tastoni ho trovato un pezzo di tubo rotto. Sono passate 2 settimane dal crollo. Per gli ingegneri che indagano sul caso, emergono nuovi errori di valutazione. Per rinfrescare gli ampi spazi aperti del negozio, i proprietari avevano deciso di sistemare 3 enormi condizionatori sul soffitto. A pieno carico, il loro peso aumenta fino a 87 tonnellate, divenendo 4 volte superiore al peso che il tetto può sostenere. Dunque, l'elenco degli sbagli continua ad allungarsi. Generalmente, un edificio come questo non può crollare così. Deve prima creparsi, mostrare anomalie, punti di frattura. Anche il Sampung stava dando dei segnali. Torniamo soltanto fra qualche istante a occuparci dei pericoli insiti nella nostra vita cittadina di tutti i giorni. Generalmente, un edificio come questo non può crollare così. Deve prima creparsi, mostrare anomalie, punti di frattura. Anche il Sampung stava dando dei segnali. Si scopre che il pomeriggio precedente al disastro, i clienti di un ristorante al 5° piano notano delle crepe nel soffitto. In cucina la situazione è anche peggiore. Dall'alto cade polvere e il pavimento inizia a curvarsi. Un tavolo si inclina in modo inquietante. Il ristorante avverte i proprietari del palazzo, che chiamano un ispettore edile. Il giorno prima della tragedia vengono scattate queste foto. L'edificio viene dichiarato pericolante e ne viene suggerita l'immediata evacuazione. Ma i proprietari del palazzo si limitano a riparare le crepe nel soffitto. Sono atterrito dalla rapidità e dalla facilità con cui hanno scherzato con la fisica. Non si possono sfidare le leggi della fisica, e in quel caso è proprio quello che è stato fatto. Un soffitto danneggiato non è in grado di distribuire il peso in modo uniforme sulle colonne portanti. E la fotografia del soffitto, scattata il giorno prima del crollo, dimostra chiaramente l'intensità del danno. Il 29 giugno del 1995 l'edificio non è più in grado di sopportare oltre. Sotto questo cumulo di macerie si trova ancora la commessa 19enne Xiang Yan Park. Crede di essere rimasta sepolta per soli 5 giorni. Invece ne sono passati 16. È la persona che è riuscita a sopravvivere più a lungo fra le macerie di un edificio. Sopra di lei, i soccorritori continuano le operazioni di recupero, senza sperare di poter trovare altri superstiti. Poi, all'improvviso, un raggio di sole entra e colpisce la commessa 19enne. La gru mi veniva contro. Non avevo tempo per pensare. Avrebbe potuto ferirmi gravemente o addirittura uccidermi, perciò ho gridato aiuto! I soccorritori sentono un grido. Xiang Yan Park viene estratta dalle macerie e le sue ferite non sono gravi. Dopo questa esperienza trascorrerà 1 mese in ospedale per recuperare un po' di energie. Questa ragazza è fra i circa 1000 sopravvissuti sfuggiti al disastro del Sampung, ma 501 persone non ce l'hanno fatta. Adesso è il momento di spostarci a un altro di quei pericoli che può intervenire nelle società umane, e cioè quello dei virus. Sappiamo ben poco di quanto succede per quelli che sono i nuovi virus che eventualmente ci si presenteranno davanti. È curioso come uno degli organismi più antichi e più persistenti sulla Terra, oltre 3,5 miliardi di anni, ci riservi ancora così tante sorprese. Guardiamo. È un mondo pericoloso, veloce, tossico, imprevedibile. Per sopravvivere in situazioni di emergenza, dipendiamo sempre più dalla scienza e dalla tecnologia, le sole capaci di adattarsi alle nuove minacce. Ebola, SARS, aviaria. Gli ultimi decenni sono stati caratterizzati da virus sconosciuti e mortali. Siamo in grado di isolarli.
La maggior parte delle nostre città non possiede un numero sufficiente di strutture per quarantena capaci di contenere minacce del genere. La SARS è un'epidemia mortale apparsa dal nulla nel 2003. Ha ucciso quasi 800 persone in tutto il mondo. Ma è stata una sorta di banco di prova perché ha permesso di perfezionare quello che oggi rappresenta l'ultimo ritrovato tecnologico per le equip mediche che devono tenere sotto controllo un'epidemia. Si tratta di un'unità di isolamento portatile, facile da trasportare e da usare. Attraverso una serranda di chiusura, i medici possono entrare nella tenda per curare il paziente. All'interno della tenda di isolamento, le minacce mortali trasportate dall'aria vengono tenute in un ambiente sottovuoto. L'aria esterna viene risucchiata nella tenda e quando viene espulsa viene decontaminata, filtrata e colpita da una luce a ultravioletti che stermina virus e batteri. Il dottor Lion Pauls ha contribuito alla progettazione di ISOARC. Il sistema di ultravioletti è stato inserito tra il sistema elettrico e quello di filtraggio e può uccidere le colture di germi che si accumulano sui filtri HEPA, come i virus, per esempio quello della SARS o quello del vaiolo, o i microbatteri della tubercolosi. Nel caso di un'epidemia o di un attacco batteriologico, queste tende di isolamento portatili possono essere spedite e allestite dove servono e in poche ore sono operative. È possibile prendere da altre città o da una scorta nazionale un certo numero di queste tende che possono aiutare nelle situazioni più difficili, come il contenimento di una malattia contagiosa. È un'arma in più per contenere l'epidemia di malattie contagiose, una minaccia invisibile che può colpire le nostre città in qualunque momento, come gli attacchi biologici. In certi casi abbandonare un edificio in pericolo può significare la salvezza, in altri può uccidere. Per esempio, rifugiarsi in safe room o stanze antipanico tecnologiche può essere l'unico modo per sopravvivere a un attacco chimico o biologico. Modelli computerizzati hanno previsto che la detonazione di una bomba contenente un chilo di antrace all'interno di una grande città ucciderebbe più di 100.000 persone. Nel 1991 gli abitanti di Tel Aviv hanno sentito i missili di Saddam Hussein colpire i loro quartieri. Temevano un attacco chimico o biologico. Alla fine i missili erano armati solo convenzionalmente, ma la minaccia era molto reale. La prossima volta potrebbe essere diverso. E se così fosse, questi moderni grattacieli di Tel Aviv sono il posto ideale per sopravvivere. Concepiti per resistere agli urti, sono stati costruiti attorno a un nucleo di cemento armato. Teoricamente, in questi grattacieli è possibile sopravvivere a terremoti, attacchi chimici e biologici e anche peggio. Al loro interno sono state realizzate delle safe room o stanze antipanico. Qui la prospettiva di morire per un calore insostenibile o per un attacco chimico o biologico è stata praticamente eliminata. Karl Hans Fuchs è il designer di queste safe room. In questi due edifici abbiamo in tutto 101 safe room. In ognuna di queste stanze è possibile proteggere 70 persone. Quindi, in totale, in questi edifici proteggiamo 7.000 persone. In queste stanze l'aria è iperpressurizzata e impedisce l'accesso di fumo, agenti chimici o altre minacce che possono diffondersi nell'aria. Entra in azione anche un sistema indipendente di filtraggio che eroga aria sicura. Un filtro HEPA rimuove le minacce biologiche mortali, come il vaiolo e l'antrace. Filtri carbone neutralizzano gas nervini, quali il VX o il sarin. E se l'impianto elettrico è fuori uso, il sistema può essere azionato a mano per fornire aria pulita e sicura. Nei grattacieli di Tel Aviv, le safe room sono connesse fra loro e forniscono una via di fuga priva di pericoli. Le grosse strutture che sorgono in tutto il mondo, come la nuova Freedom Tower di New York,
includeranno molte di queste caratteristiche di sicurezza. Riuscire a capire cosa può ucciderci significa permettere alla scienza e alla tecnologia di fornirci edifici sempre più sicuri e di aumentare le nostre possibilità di sopravvivenza. Con la manipolazione genetica, molti virus, e quindi ovviamente con le maggiori conoscenze che abbiamo del genoma, quindi sia umano e anche quello degli altri organismi, siamo in grado di modificare geneticamente i virus. Quindi in futuro chissà quali altri nuovi virus potremmo avere. Però una cosa che invece possiamo sapere molto bene è quella che riguarda l'aria condizionata, i filtri che dovrebbero appunto fare da barriera fra quelle che sono eventuali possibili infezioni e la nostra vita di tutti i giorni. Questo succede nelle automobili e negli aeroplani, ma succede soprattutto in casa. Le catastrofi naturali, le insidie delle grandi metropoli, ma spesso i pericoli si nascondono anche nei luoghi più insospettabili. Quante volte controlliamo i filtri dei condizionatori di casa e dell'ufficio o quelli delle nostre automobili? Mai. Non me lo ricordo. Sì, una volta all'anno. No, mai. E tanto sì, per vedere come sta, in che condizioni sta. Ma quali sono le patologie più comuni che possono colpirci? La sindrome dell'edificio malato, che si verifica in alcuni soggetti che appunto o per lavoro o per abitazione stazionano in ambienti dove sono i condizionatori e hanno come patologia alcuni sintomi importanti, quali ad esempio la cefalea, quali la rinite, quale anche uno stato depressivo. Infine, bisogna anche tenere presente un'altra possibilità che si sta studiando molto ed è quella che negli ambienti confinati, attraverso i condizionatori, si concentrino alcune sostanze inquinanti, vedi ad esempio l'ossido di carbonio, e questo può essere anche un fattore che potrebbe condizionare anche alcune malattie neoplastiche. Per questo è necessario sottoporre i filtri ad adeguate analisi di laboratorio. Il filtro, o prelevato sterilmente, viene trattato, viene posto in acqua distillata sterile in maniera tale che i microrganismi eventualmente presenti nel filtro possano liberarsi. Viene quindi allontanato il filtro e il sedimento viene fatto centrifugare. La centrifugazione permette così ai microrganismi di sedimentare sul fondo di una provetta e in questo modo di concentrarsi. A questo punto dal sedimento, con una aliquota di acqua distillata in cui viene diluito, si passa alla fase proprio vera e propria per la ricerca di microrganismi e consiste nel seminare questa aliquota di sospensione in diversi terreni di coltura. Una volta seminate, le piastre così preparate devono essere incubate a 37 gradi e osservate dopo 48 ore. Ma è fondamentale mettere in evidenza l'eventuale presenza di una muffa o di un batterio patogeno, perché sono proprio questi che possono causare malattia. Quali misure adottare allora? Per prima cosa, posizionare i condizionatori in luoghi in cui c'è scarso inquinamento e scarsa umidità. Poi assicurarsi una frequente pulizia del filtro, perché è proprio questo a trattenere tutte le sostanze e a ritrasmetterle nell'ambiente. Bene, questo è quello che abbiamo visto a proposito dei pericoli, chiamiamoli ancora così, delle insidie nascoste, dell'infinitamente piccolo, così come l'abbiamo chiamato. Quando facciamo un'istanza per avere una ristrutturazione dobbiamo presentare dei documenti, eccetera. Poi ci sarebbe la polizia municipale che in linea teorica dovrebbe controllare quello che si fa. Questi controlli sono efficienti?
Sicuramente. Sicuramente questa è la risposta ufficiale. Poi. La risposta ufficiale è questa. La risposta non ufficiale è che molto spesso vengono fatte queste operazioni senza mostrare esternamente l'intervento che si sta effettuando. All'interno. All'interno. E quindi è anche difficile per la polizia municipale accorgersi poi dell'abuso eventualmente. L'ultima questione è quella dell'uso del cemento armato. Ormai si costruisce sempre in cemento armato. Quanto reggerà il cemento armato? Chi lo può sapere, visto che è circa un secolo questo più o meno? Questo in realtà poi è uno, la durabilità del materiale è proprio uno dei pericoli che comunque potrebbero andare ad intaccare le nostre città, magari non adesso ma tra qualche anno. Va bene, questo è un problema che ci porremo ancora. Vediamo che succede quando si costruisce male una casa, la casa degli errori. La sera, dopo ore di lavoro e lunghe code in macchina, non vediamo l'ora di arrivarci. La nostra casa, calda, accogliente, sicura. Ma è proprio così? Ogni anno più di 3,5 milioni di infortuni accadono in ambiente domestico. Ogni 10 secondi nelle abitazioni avviene un incidente che richiede l'intervento dell'ambulanza e cure ospedaliere. E alla fine dell'anno i decessi sono in media 8,000. Tra le cause più frequenti ci sono fratture, traumi, incidenti. Quante volte ingeriamo prodotti velenosi e farmaci scaduti senza curarci delle conseguenze? La mancanza di controllo degli impianti e abitudini rischiose possono diventare fatali. Gli impianti del gas e dell'elettricità possono provocare incendi, esplosioni o avvelenamenti dell'ambiente. Il tubo che alimenta i fornelli va cambiato almeno ogni 5 anni per evitare perdite e logoramento. Ma talvolta anche dimenticarsi una pentola sul fuoco può trasformarsi nell'ultima svista della vita. E per evitare serie sciagure basterebbero semplici accorgimenti: non usare tappeti sui gradini delle scale o verificare che ci siano parapetti alti. Pulire i vetri delle finestre con strumenti adatti piuttosto che in bilico su sedie malferme e sgabelli inadatti. Ciabatte e prese multiple possono causare un sovraccarico di tensione e la maggior parte delle persone maneggia attrezzatura elettrica senza cura. Aggiungere acqua a un ferro da stiro mentre è in funzione potrebbe essere poco furbo. Le infezioni alimentari poi sono più frequenti a casa che al ristorante. Cibi scongelati dovrebbero essere mangiati subito. Mentre occorre fare attenzione alla scadenza di quelli che sono in frigo. Ogni sapore strano è sospetto. Ma è soprattutto nel bagno che si nascondono i nemici più subdoli. Oltre il 10% degli incidenti domestici avviene durante la pulizia del corpo. Cosmetici, profumi, lacche, smalti possono trasformarsi da prodotti di bellezza in trappole di batteri irritanti. La maggior parte degli incidenti si può evitare. Basta cambiare le abitudini, tenersi informati, aumentare la soglia di attenzione e controllo. Gesti che non equivalgono necessariamente a rinunce, ma solo a fare in modo che il luogo in cui si abita non si trasformi dalla casa degli errori alla casa degli orrori. Valeria Ferrari ci ha raggiunto qui sul pulmino di Terzo Pianeta, la nostra archeologa, e la domanda è d'obbligo. Gli antichi, sembra oggi, che costruissero per l'eternità, nel senso che le loro case, le loro abitazioni resistono. In realtà non tutte. Quali sono quelle che resistono veramente? Beh, infatti c'è da fare un'eccezione. Ovviamente i monumenti e le case dei ricchi ovviamente erano fatte bene. Invece esistevano delle case mediocri che non ci sono pervenute, perché bastava mettere i mattoni a secco uno sopra l'altro e ovviamente il tempo, le calamità, insomma, le facevano crollare.
mentre invece altri monumenti erano quelli che dovevano poi essere programmati per resistere nel tempo. E i romani in questo erano bravissimi, perché loro avevano studiato dei sistemi per far sì che questi monumenti durassero. Innanzitutto mettevano a prova le pietre, cioè una volta che le estraevano le lasciavano esposte alle intemperie. Ma erano attenti anche alla ubicazione geografica? Sicuramente studiavano il piano del terreno, le inclinazioni, quindi degli aggetti particolari. Per esempio Veglia è proprio studiata in questo senso ad hoc, infatti ancora adesso c'è tantissimo materiale che ci è rimasto, nonostante siano passati millenni. Allora, vediamo che cosa hai realizzato proprio a Veglia. Questa è la Porta Rosa, una delle principali vie di accesso alla città di Veglia. Risale al IV secolo a.C. ed è l'unico esempio di arco a tutto sesto del mondo greco giunto fino a noi in perfetto stato di conservazione. È un'opera di alta ingegneria e di attentissimo studio geometrico. È costituita infatti da due archi sovrapposti che reggono un possente muro che unisce due colline differenti. La cosa straordinaria è che i blocchi che costituiscono gli archi non sono legati da nessun collante naturale, calce o malta, ma sono tenuti insieme semplicemente dalla forza di gravità, sono incastrati e reggono il peso di quel muro da 2500 anni. Come si vede da questa struttura, nell'edificio si alternano pietre di differenti dimensioni. La disposizione può sembrare casuale, ma in realtà è frutto di un disegno preciso. Lo studio per la costruzione dell'edificio, infatti, inizia già nella fase di estrazione e taglio del materiale. I tagliapietre avevano a disposizione degli strumenti di alta precisione per misurare le dimensioni dei blocchi, altezza e larghezza, e ogni pietra veniva contrassegnata da una lettera che indicava la disposizione, la collocazione finale all'interno della struttura generale. Gli ingegneri greci e romani studiarono e misero in opera diverse tecniche di costruzione per dare sempre maggiore solidità agli edifici. Qui vediamo un uso antichissimo della tecnica cosiddetta a scacchiera, in cui a blocchi di grandi dimensioni si alternano invece pietre più piccole. In questo modo cosa succede? Che si dà maggiore solidità all'impianto, perché se anche le pietre più piccole dovessero franare, i blocchi di grandi dimensioni garantiscono invece all'edificio di resistere. La proprietà dell'argilla, scoperta naturalmente dai vasai, è quella di essere estremamente duttile quando imbevuta d'acqua, invece solida e resistente quando si secca. Il suo più antico utilizzo nella costruzione degli edifici è testimoniato in Oriente. In Occidente invece la troviamo per la prima volta proprio qui a Veglia, dove sono stati ritrovati numerosi mattoni d'argilla che recano questi bolli che indicano la provenienza e la qualità del materiale. L'estrema cura per i materiali, per le tecniche utilizzate, per la scelta dei luoghi, indica che gli edifici antichi erano fatti per durare ed è per questo che sono sopravvissuti fino a noi. Quando questo non è accaduto, spesso è stato perché i vecchi abitati se ne sono sovrapposti di nuovi, con il conseguente riutilizzo dei materiali e degli edifici precedenti. Valeria, allora l'arco sembra essere una forma persistente, sì. Non parliamo poi delle colonne effettivamente. Sì, l'arco effettivamente è una forma che i romani mutuano probabilmente dagli etruschi, però loro ovviamente perfezionano al massimo grado e consente, è lo stesso principio dell'architrave, però consente di bilanciare il peso e quindi la struttura diventa comunque molto solida e quindi incrollabile praticamente. Ritorniamo, intanto come si è visto abbiamo cambiato completamente paesaggio da Salerno, ci stiamo spostando verso il Vesuvio e poi dunque fino a Pozzuoli.
che è l'area dove intendiamo terminare questa nostra indagine per un motivo particolare che riguarda soprattutto l'Italia, e cioè quello del rischio vulcanico. Però siamo ancora lungo la strada e dunque abbiamo tempo per affrontare anche un altro discorso con Valentina, ed è il discorso delle costruzioni degli animali. Oddio, è un tema, vorrei dire, quasi abusato, dal nido degli uccelli fino alle tane, fino a soprattutto quello che è l'esempio più classico, cioè quello dei castori, che costruiscono, come è noto, dighe che hanno un certo impatto ambientale. Una coppia di castori è in grado di abbattere alcune centinaia di alberi in un anno. Siamo a pochi chilometri da Pavia, in un'oasi naturale in cui centinaia di uccelli come aironi, cicogne, upupe, martin pescatori trovano sosta durante i loro viaggi, dove vivono in assoluta libertà. In quest'oasi però possiamo anche trovare dei mammiferi molto importanti dal punto di vista faunistico per il nostro paese, come le lontre, ormai introvabili in natura, e i castori, purtroppo estinti dal Settecento. L'architettura, in ogni sua forma, dalla più semplice alla più complessa, nasce dall'esigenza, questo sia per il mondo animale sia per quello degli uomini, di adattare l'ambiente alle proprie necessità. Ne sono un esempio gli animali, che plasmano l'ambiente con opere uniche ed irripetibili. Basti guardare questo nido di colibrì, perfetto, completamente saldato, anche duro, quindi difficile da rompere, e quest'altro nido, il più comune, con fieno, foglie, ramoscelli, fango, e anche questo assolutamente solido. Questo è il nido d'airone, come vedete è un nido semplice, in quanto gli aironi sono uccelli che utilizzano il nido soltanto per la riproduzione, infatti dopo 40-50 giorni la schiusa i piccoli già si involano e quindi il nido viene abbandonato. Questo nido invece, così diverso, è il nido dei pappagallini monaci. Vediamo proprio un capolavoro di ingegneria. È un nido che è più o meno di 2 metri per 1,5 metri, quindi molto grande. I pappagallini monaci vivono in gruppi e a volte il nido che costruiscono è così grande che arriva a rompere i rami su cui sono appoggiati. E questi sono i vari ingressi del nido. Il nido, diversamente appunto da quello dell'airone, il nido dei pappagallini monaci è così grande, è un progettato in maniera così precisa perché non è un nido provvisorio, un nido utilizzato soltanto per la riproduzione, ma un nido che viene utilizzato per tutta la vita, quindi è proprio una casa a tutti gli effetti. Ma adesso andiamo a vedere l'ingegnere degli animali per eccellenza, che in Italia troviamo soltanto qua. Ed eccoci arrivati alla tana dei castori, quella che voi vedete lì sotto. C'è un'apertura a pelo d'acqua e l'ingresso della tana. Il castoro costruisce questa tana molto complessa perché è un animale monogamo, quindi vive con la sua compagna tutta la vita, e come ogni casa che si rispetti ha la sua anticamera, la sua camera principale, i vari ripostigli. È proprio una casa molto complessa, e quello che voi vedete, quindi l'apertura, l'ingresso, è a pelo dell'acqua, proprio per potersi difendere dai predatori terrestri. Pensate che un orso, per poter entrare, quindi distruggere la tana dei castori, ci impiega 2 ore, ma ovviamente in 2 ore ormai il castore è riuscito a scappare. E questo è il tronco che stanotte, dopo che ce ne siamo andati, hanno buttato giù per iniziare a costruire la diga che gli consentirà di aumentare il livello dell'acqua e quindi di mettere completamente in immersione l'ingresso della loro tana. Questi sono i tronchi che loro ben accuratamente hanno accatastato, è un po' la loro riserva di cibo, infatti mangiano corteccia, foglie, quindi legno, ramoscelli, quindi questo, diciamo, un po' come la nostra dispensa di casa. Una grande fortuna poter vedere tutto questo. Da quanto tempo li avete i castori qua? Allora, i castori li abbiamo ormai da 7 anni e siamo anche riusciti a riprodurli. La nostra intenzione, nel momento in cui riusciremo a avere i permessi, è anche di poter fare una reintroduzione in Italia di questo splendido animale che ormai è assente da 300 anni. Hanno riprodotto 2 volte consecutive, una volta, tutte e 2 le volte 2 piccoli. Si spera di riuscire quindi a reintrodurli? Sì, la nostra speranza è proprio questa, un animale che ormai è scomparso in Italia da più di 300 anni e a causa della caccia che gli facevano, un po' per la pelliccia, un po' per la carne, e
bisogna anche ottenere i permessi per fare questo. Perché non è così semplice rintrodurre un animale ormai scomparso che qui si riproduce bene e liberarlo in natura? Ma allora, non è così semplice purtroppo perché si vuole cercare l'animale esatto da reintrodurre nella zona. Ovviamente questo animale esatto non c'è più, si sta cercando la sottospecie più idonea da poter reintrodurre qua. È un po' il lavoro che è stato fatto con la lontra, anche quello un lavoro fermato, però, che anche voi qui avete, che noi abbiamo e vogliamo reintrodurre nel Ticino. Si sta cercando la giusto animale da poter reintrodurre. Allora Valentina, quello che abbiamo visto riguarda le costruzioni degli animali, ma gli animali, ci si potrebbe domandare, come abbiamo fatto per gli umani, fanno manutenzione? Come si mantengono? Per esempio proprio i castori periodicamente in gruppo, sono, vivono in diversi gruppi familiari, vivono indipendenti, però quando si tratta di fare manutenzione per le loro tane, collaborano e vanno a controllare se tutto è a posto, quindi quello che dovremmo fare anche noi. Quello che dovremmo fare anche noi. Adesso siamo ancora sul Pulmino Terzo Pianeta, quello che si vede là è la magnifica sagoma del Vesuvio, si vede il Monte Somma e il Vesuvio stesso, dunque ci stiamo dirigendo ormai verso Napoli. La nostra meta è in realtà la Solfatara, qui a Pozzuoli, dove abbiamo inteso concludere la nostra puntata. Adesso siamo più o meno da queste parti, ci stiamo arrivando, perché in Italia soprattutto il rischio derivato dalla presenza dei vulcani sul territorio nazionale è molto elevato. Questa in realtà è proprio la situazione dei Campi Flegrei, un sistema di quasi 30 vulcani, per la gran parte attivi, che sono nati anche in tempi storici e dei quali gli uomini hanno dimenticato la memoria delle passate attività eruttive. Noi ci siamo recati proprio alla Solfatara per concludere lì questo nostro discorso sui pericoli nelle città. Vediamo. Questa è la parte più intima del vulcano della Solfatara a Pozzuoli, vicino Napoli, è la fangaia, una specie di lago di fango però costellato da milioni di bolle di esalazioni di gas dal sottosuolo, che ci dicono che questo è un vulcano attivo, anzi molto attivo, sebbene la sua crescita possa essere limitata fra 4500 e 3700 anni prima di Cristo. Qui siamo nei Campi Flegrei, oltre 30 vulcani a nord di Napoli che sono tutti attivi, che nascono circa 60.000 anni fa in questa zona, che sforacchiano il sottosuolo da tutte le parti e che restano attivi almeno fino al 1538, quando nasce il vulcano del Monte Nuovo proprio qua vicino. La Solfatara è uno dei vulcani meglio conosciuti al mondo, oggi è possibile visitarlo, entrare cioè dunque proprio dentro il cratere del vulcano e sedersi qui a sentire il respiro della terra come facevano i grandi viaggiatori che nei secoli scorsi sono venuti qui da tutto il mondo proprio per avvicinarsi ai fenomeni della natura. Oggi invece ne sappiamo molto di più, in qualche misura lo teniamo sotto controllo, lo monitoriamo quotidianamente, perché non bisogna mai dimenticare che tutti i vulcani attorno alla fascia di Napoli sono attivi e che la loro possibilità di risveglio non è poi così remota. Se scendessimo il cratere della Solfatara fino dal suo margine superiore, un centinaio di metri più in alto che qua, e poi sotto i miei piedi, quello che troveremmo sarebbe un panorama davvero inaspettato. Intanto diversi letti di fluidi, di acqua, di vapori a diverse profondità, a partire da 10 metri subito sotto il piano di campagna fino a 3.000 metri. Sono quei fluidi che molto probabilmente quando vengono riscaldati sono responsabili, insieme al magma che cresce nel sottosuolo, della salita e della discesa di questa terra ballerina attraverso il bradisisma, quello che ha provocato danni e spaventi a Pozzuoli nel corso dei secoli. Più giù ancora troveremo la causa di tutto questo, ossia la camera magmatica, forse a 4-5.000 metri, il serbatoio che alimentava questo antico vulcano, che ha la sua fase di costruzione tra 4500 e 3700 anni fa e che oggi è probabilmente in una fase di cristallizzazione. Dunque per questa ragione, con una specie di tappo di lava che lo chiude e che si rivede anche nella parte settentrionale della cratere, che questo vulcano oggi è silente, ma senz'altro ancora attivo.
Ciò non significa però che questo vulcano sia spento, tutt'altro. Qui siamo nella parte più intima, quella più bassa, dove possiamo cogliere le esalazioni di gas che hanno reso famoso questo posto nei secoli. Si tratta soprattutto di anidride carbonica e di vapore d'acqua. 80% di vapore d'acqua, oltre il 12% di anidride carbonica e poi idrogeno solforato che dà quel caratteristico odore di uova marce e altri gas che sono la testimonianza delle fasi tardive, vorremmo dire finali, dell'attività di questo vulcano, che però ha ancora una forma ben conservata, quello del cratere, di forma ellittica, 700 metri per oltre 500, che un tempo doveva essere rivestito da grandissime foreste, quando qua attorno gli antichi abitanti del posto si domandavano che cosa fosse mai successo per avere un fenomeno di questo tipo. E oggi la solfatara è tenuta sotto stretto controllo, le sue fumarole, che sono circa 25, vengono analizzate ogni giorno nella composizione chimica e nella temperatura, che spesso è molto calda, per vedere se per caso questo vulcano, che è soltanto crescente, un giorno possa tornare a risvegliarsi. La solfatara è un posto particolare, certamente, un posto speciale, ma nemmeno così unico in Italia, dove il rischio vulcanico comprende una larga fetta del territorio. Se ci mettiamo poi il rischio sismico, quasi il 47% del territorio, quello idrogeologico altrettanto, vediamo che siamo in un paese in cui vivere, costruire, abitare non è stato poi così facile. Molti hanno messo cura nel tenere in piedi le proprie costruzioni, le proprie case, i propri monumenti. Gli antichi effettivamente sembravano costruire per l'eternità. Abbiamo visto però che quando sono arrivati i moderni, cioè quelli che hanno costruito negli ultimi anni, questo senso di costruzione per sempre è andato perduto. Si è pensato invece a conquistare fette di territorio nella maniera più rapida possibile per accumulare il massimo del profitto. Questo non solo non è stato sempre un bene, ma ha portato anche a danni, a vittime e soprattutto a un malinteso senso della convivenza col resto dell'ambiente naturale. È un processo che dovremmo cominciare a invertire. Oggi, per Terzo Pianeta in Azione, ci occupiamo di un problema che è sempre attuale in Italia, quello dell'abusivismo edilizio. Questo è il luogo dove è stato costruito l'Hotel Fuenti, uno degli alberghi più importanti dal punto di vista simbolico della lotta all'abusivismo di tutta quanta l'Italia. Qui, nella costiera amalfitana, soprattutto è stato importante perché in quello che è un tratto di costa, patrimonio dell'umanità, patrimonio dell'UNESCO, dunque importantissimo dal punto di vista ambientale, era stato concesso di costruire questo, come pure tante altre opere, lungo proprio il mare, anzi addirittura a picco sul mare, come si vede qua. Sono questi 2000 metri quadrati di piazzola che è stata rettificata per poter tirare su un albergo di circa 25 metri d'altezza per 7 piani, quasi 34.000 metri cubi a impegnare proprio da un punto di vista paesaggistico, almeno oltre che da un punto di vista ambientale, questo tratto di mare. Le costruzioni sono iniziate nel 1971, l'albergo però è stato abbattuto nel 1999. Ecco, questo è il posto straordinario in cui è stato costruito l'Hotel Fuenti. Qui i giudici hanno deciso che non ci poteva essere né un albergo né un'altra costruzione qualsiasi. Sono molti anche i telespettatori di Terzo Pianeta che ci hanno scritto per questo problema e per quello di decine di migliaia di altre costruzioni abusive in tutta quanta Italia. Questo è anche un discorso di giustizia sociale, vorrei dire, come la mettiamo con chi invece di costruire abusivamente è rimasto per decenni in affitto oppure non si è permesso una costruzione di sua proprietà pur di rispettare le leggi, soprattutto in paragone a chi invece non l'ha rispettata e soprattutto ancora di più quando non si trattava di un abusivismo di necessità ma di una seconda casa o addirittura di una casa di vacanza. Ecco, questi sono i problemi che lasciano aperti le questioni dell'abusivismo, senza dimenticare il fatto che molto spesso si costruisce abusivamente in zone che sono di pericolo. Sono zone che sono state abbandonate all'inizio dalle costruzioni, diciamo così, regolari proprio perché pericolose. Dunque gli eventi naturali a carattere catastrofico colpiranno di più proprio quei cittadini che per condizioni di necessità si sono messi a vivere in un posto dove prima non si viveva. Su questo tema abbiamo ricevuto molte segnalazioni da parte dei telespettatori di Terzo Pianeta, anzi invito tutti quanti ancora a mandare il vostro contributo in qualsiasi forma lo abbiate catturato,
fosse anche col telefono cellulare o con la videocamera, alla redazione Terzo Pianeta, Piazza Adriana numero 15, 00193 Roma, se preferite la via tradizionale, oppure invece direttamente in rete a www.terzopianeta.rai.it se preferite una via, diciamo così, più moderna. L'importante però non è tanto la qualità del soggetto che filmate, non è tanto l'espressione artistica, quanto l'importanza del contenuto di quell'oggetto. E dunque la critica, il pericolo ambientale, la situazione che volete segnalare in ogni modo. Bene, per questa puntata è tutto, arrivederci alla prossima puntata di Terzo Pianeta.